sui 500 euro per i corsi delle donne manager, guardi, io non saprei sinceramente di quale progetto si tratta, per cui prima lo dovrei vedere per poter formulare una, diciamo, un'opinione compiuta. Dopodiché io credo che le donne abbiano bisogno di qualcosa di un po' diverso, e cioè abbiano bisogno di avere pari retribuzione a quella degli uomini, pari accesso a tutto ciò che è carica pubblica piuttosto che cariche manageriali private, i cosiddetti top manager. Insomma, per le donne c'è da fare molto al di là dei corsi. Dopodiché, rispetto alle cose che invece ha detto Galli, ci terrei a fare alcune precisazioni rispetto a quello che sta facendo l'Europa in questo momento, e anche al fatto che sostanzialmente Galli ci dice che è totalmente inutile confrontarsi con le parti sociali. Io ritengo che il confronto con le parti sociali sia non solo doveroso, ma sia soprattutto utile e necessario in questo momento. Per cui dire che era inutile ascoltare le parti sociali, perché comunque le ascoltiamo sempre, mi sembra poco rispettoso per la rappresentanza che hanno sia di lavoratori che di imprenditori. Vorrei anche ricordare che abbiamo chiuso gli stati generali con la consulta delle professioni sanitarie, a Ecco, proposito di chi ha avuto un questa ruolo posso dire però, importante. Morani, è stato un altro punto di polemica, perché si è ascoltato prima, con tutto il rispetto, il mondo dell'arte, cantanti, architetti, scrittori, attori, e avete concluso con coloro che, diciamo, per 3-4 mesi e ancora oggi sono stati quelli che poi vengono definiti gli eroi. Loro eroi non vogliono essere definiti, forse magari si doveva dare una maggiore importanza al, nonostante, diciamo così, eccolo qui, l'elenco dei lavori di ieri. Un bel colpo di teatro, insomma, finire con gli operatori sanitari, però forse si poteva anche cominciare da lì. Ma in verità era un modo invece per dare importanza agli operatori sanitari, e anche rispetto al, come dire, al mondo dell'arte che ha partecipato, e ho visto anche molta ironia rispetto a questo. La cosa mi ha un po' stupita, perché l'Italia è cultura, l'Italia è arte. Fare gli stati generali dell'economia senza il pezzo Certo. dell'arte, credo che sarebbe stato un po' confermare quella frase che disse un po' di tempo fa un ex ministro dell'economia, che con la cultura non si mangia, ed è assolutamente una cosa che non è vera. Rispetto, dicevo, invece alle cose dette da Galli sull'Europa, e cioè che l'Unione Europea non starebbe facendo niente mentre la BCE ci aiuta. La BCE ci sta aiutando alla grande, ma anche l'Unione Europea ha messo in campo alcune strategie che in questo momento sono già attive e molto utili. Ad esempio, parliamo di sorveglianza bancaria attenuata, la sospensione del patto di stabilità, la flessibilità per gli aiuti di Stato, l'utilizzo dei fondi strutturali ancora disponibili per altre finalità, il fondo SURE, quello che si è inventato l'ex ministro dell'Economia e delle Finanze Padoan, che è a disposizione, il MES che è a disposizione, i prestiti bei che sono a disposizione. Per cui non diciamo che l'Unione Europea non sta facendo niente, diciamo invece che si stanno facendo tante cose, e che noi dovremmo avere la capacità di coglierle tutte come un pacchetto unico, oltre naturalmente al recovery fund che arriverà. Naturalmente noi stiamo facendo la battaglia perché arrivi prima di gennaio del 2021.